mentre Andrea è qui dietro che vola, io ho appena finito di provare il tripod mode e il cinematic mode del Mavic. Sono una bomba. Il tripod mode forse è troppo lento per i miei gusti, preferisco decidere io la velocità, soprattutto dello yaw, della rotazione del drone. Però dai, insomma, se vogliamo fare magari delle riprese negli interni, non è male. Per quanto riguarda invece il cinematic mode, è fantastico perché assomiglia tantissimo all'AT mode, perché il drone scivola morbidamente e quindi ci permette di fare delle riprese molto più belle e molto più piacevoli. Ovviamente il GPS rimane sempre e comunque attivo nell'opzione cinematic mode.